Uomini e donne, Gemma Galgani lascia la trasmissione, ecco il motivo. In arrivo tante novità con il nuovo anno per Gemma Galgani che lascia la trasmissione col fiato sospeso per i suoi interminabili impegni. Per la dama torinese, come più volte anche la nostra redazione vi aveva anticipato, sono in vista delle sorprese per l'anno nuovo che è appena iniziato. Partiamo dal primo appuntamento, che vi farà ritrovare Gemma in una versione sentimentalmente intima e speciale, sul magazine di UET. Come annunciato da Vanessa Collini, infatti, la dama di Uomini e Donne è stata ingaggiata per messa in opera di un vero e proprio diario di vita. Nello specifico afferma la Collini. Gemma da questo nuovo numero apre per voi lettori le porte del suo cuore, e racconta, capitolo per capitolo, la storia della sua vita, partendo proprio dalla nascita. La raffinata dama vi accompagnerà settimanalmente con i suoi ricordi, i suoi amori, le cocenti delusioni e i passionali intrighi. Il suo racconto sarà uno specchio su cui riflettere le vostre emozioni e la sua voce una buona compagna di avventure. Ma non finisce qui, visto che per Gemma sono in arrivo anche altre sorprese. L'appuntamento serale. Per Gemma Galgani che lascia la trasmissione col fiato sospeso, ci sono molte novità. Come confermato dalla stessa Maria De Filippi, infatti, dopo gli ascolti enormi che Il Trono Over. Ora arriverà anche la versione serale del fortunatissimo programma di Que & Mary. Una versione, che sarà incentrata sulle scelte dei tronisti e che sarà condotta da Giulia De Lellis e da Gemma Galgani. I tronisti, faranno dunque le loro scelte in una location diversa dallo studio e ci sarà una mega festa di fidanzamento che è stata affidata. Come tutti sanno, a Valeria Marini. Questione di cuore. Mentre Gemma lascia la trasmissione pomeridiana per concentrarsi sui prossimi impegni serali, la porta dell'amore resta sempre aperta. Infatti, la dama torinese, dopo la fine della storia con Rocco Predella, continuerà a cercare l'amore della vita negli studi di Canale 5. Uomini e donne Trono Over, Gemma Galgani festeggia il suo compleanno con un messaggio misterioso sull'amore. Gemma Galgani spegne oggi 19 gennaio 69 candeline per festeggiare il suo compleanno. La dama di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di quando era bambina con i suoi genitori e ha scritto un misterioso messaggio d'amore. Giorgio Manetti non è più nel suo cuore ma forse qualcun altro lo ha già occupato. Dove posso affermare con certezza che solo l'amore può renderci felici e null'altro. L'amore, quello vero che non lo si implora e tantomeno lo si può esigere. Nasce spontaneo, naturale, incondizionato dentro di noi. Ed è così forte che alimenta ogni nostro nuovo giorno, ne scandisce o meno l'entusiasmo. Ci rende invincibili e vulnerabili insieme e per me e per voi. Grazie di cuore a tutti. Gemma Galgani compleanno, la foto da bambina. Gemma Galgani compie 69 anni. La dama di Uomini e Donne Over festeggia proprio oggi, 19 gennaio,
il suo compleanno e ha voluto condividere questo giorno speciale con tutti i fan. Su Instagram la Galgani ha postato una foto del passato che ha intenerito ed emozionato i followers. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, in cui lei è una bimba di 1 o 2 anni e tiene per mano la mamma e il papà. Quando inizia un nuovo anno, arriva subito anche il mio compleanno e mi tolgo il pensiero. Scherzi a parte, i numeri iniziano ad essere importanti. Sono in quella fase della vita dove ho imparato che le delusioni, la sofferenza e la tristezza non esistono per renderci depresse, ma per maturarci. Dove posso affermare con certezza che solo l'amore può renderci felici e null'altro. Gemma Galgani si riferisce all'amore vero e, forse, nelle sue parole, c'è anche un riferimento velato a Giorgio Manetti. L'amore, quello vero che, non lo si implora e tantomeno lo si può esigere, nasce spontaneo, naturale, incondizionato dentro di noi ed è così forte che alimenta ogni nostro nuovo giorno, ne scandisce o meno l'entusiasmo. Ci rende invincibili e vulnerabili insieme. Per me e per voi. Grazie di cuore a tutti. Al vedere quella tenera foto e a leggere quelle parole, tanti fan hanno manifestato tutto il loro affetto a Gemma per il suo 69esimo compleanno. Ue di over, Gemma Galgani furiosa con Riccardo Guarnieri. I dubbi di Ida erano fondati, complimenti. Il ritorno di Riccardo Guarnieri al trono over di Uomini e Donne ha lasciato senza parole non solo i telespettatori da casa ma soprattutto la grande amica di Ida Platano ovvero Gemma Galgani. Il cavaliere di Taranto infatti, dopo aver partecipato al reality Temptation Island in compagnia dell'ormai ex fidanzata Ida, ha deciso di far ritorno nel parterre di Maria De Filippi. Riccardo oltretutto sembra stia portando avanti la conoscenza con Roberta e Cristina anche se con entrambe le cose non sembrano andare nel migliore dei modi. Infastidita dal suo comportamento Gemma decide di dire la sua in merito soprattutto perché Riccardo pare aver dimenticato in fretta Ida che, come ben sappiamo, con la Galgani ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. I dubbi di Ida erano fondati, complimenti Riccardo Chiosa infatti la dama di Torino ma è lo stesso cavaliere ad interromperla chiarendo che la Galgani sicuramente non è a conoscenza di alcuni fatti molto importanti accaduti proprio tra lui e la stessa Platano. Ci sono tante cose che non sai, non ci siamo mai parlati spiega infatti il cavaliere tarantino specificando anche di essere pronto a raccontarli alla stessa Galgani fuori dalle telecamere. Nelle settimane scorse anche il pubblico di Uomini e Donne nonché i telespettatori affezionati al programma avevano puntato il dito contro il Guarnieri e la sua decisione di ritornare al trono over senza Ida. Riccardo però, nell'ultimo confronto con la dama di Brescia, aveva dichiarato apertamente di non provare più nulla per lui e proprio per questo motivo sia Tina che Gianni non hanno nulla da ridire sul suo ritorno in trasmissione. Sicuramente Gemma cercherà forse di mettere i bastoni tra le ruote a Riccardo nella conoscenza delle due dame che, già adesso, non sembrano essere delle migliori. In molti stanno aspettando invece una reazione da parte di Ida Platano che per il momento ha deciso di chiudersi nel silenzio più assoluto.